La richiesta di aiuti volontari all'Italia da parte degli Stati membri è ormai una specie di cliché. Quando gli sbarchi a Lampedusa, in Sicilia o comunque in Italia aumentano in modo preoccupante. Che fine ha fatto il nuovo patto di Dublino? Con il nuovo patto proponiamo un meccanismo di solidarietà specifico per l'Italia. Ogni anno, con un anno di anticipo, ci sarà un numero prefissato di rilocalizzazione, per cui chi arriverà in Sicilia, per esempio, verrà immediatamente mandato nei Paesi membri che si sono impegnati per quel numero di migranti. Questo è un meccanismo diciamo che ha la prevedibilità necessaria e spero che il nuovo patto per la migrazione verrà approvato presto. La questione immigrazione sembra ancora più intoccabile di quanto non lo fosse il debito comune prima della pandemia. No, in realtà non la penso così. Penso che dovremmo avere un approccio molto pragmatico e sobrio nei confronti della migrazione, che deve essere gestita e sarà gestita meglio insieme all'interno dell'Unione Europea, ma anche con i paesi da cui viene la migrazione. Infatti domani andrò in Tunisia per cercare di trovare una soluzione per ridurre le partenze, per gestire la migrazione e gestire i motivi che conducono alla migrazione e anche per assicurarmi che coloro che non hanno il diritto di rimanere in Italia possano essere rinviati nello stato d'origine. È concepibile una nuova missione europea di soccorso in mare? Se vogliamo salvare le vite, la cosa più importante è fare in modo che i migranti non partano, non comincino proprio questi viaggi pericolosi, trovando l'occasione di intraprendere dei percorsi legali o anche di trovare lavoro nel loro paese e poi gestire meglio le frontiere. I soldi che l'Europa ha dato alla Turchia per fermare i flussi migratori si sono rivelati efficaci per il loro scopo, ma hanno anche portato a una dipendenza di Bruxelles da Ankara, con le difficoltà anche a denunciare alcuni comportamenti del presidente Erdogan e una tolleranza, diciamo, obbligata verso pratiche spesso lesive dei diritti umani. Lei crede che lo stesso metodo si può usare, per esempio, con la Libia? Ogni paese membro ha bisogno di un approccio specifico, particolare, non possiamo fare taglia e incolla, quindi dobbiamo tenere conto delle situazioni specifiche dei vari paesi partner. È vero però che dobbiamo lavorare insieme a questi paesi per poter gestire le frontiere, la migrazione e anche perché i giovani abbiano più opportunità. Per quanto riguarda la Libia, diciamo così, la Libia non è un paese sicuro nel suo insieme, però noi dobbiamo salvare delle vite, è un obbligo anche della Guardia Costiera libica di salvare le vite in pericolo in mare. Questo è un obbligo per tutti i paesi, fa parte del diritto internazionale, è anche un obbligo morale. Quello che dobbiamo fare è investire per dare migliori mezzi al fine di gestire questa situazione.